Nell'era della comunicazione 3.0, dove ormai la tecnologia e l'innovazione la fanno da padrona, il sistema sanitario nazionale sembra essere rimasto indietro di anni. La legge nazionale, infatti, non prevede la concessione di comunicatori di nuova generazione per le persone con ipoacusia, ma solo di comunicatori telefonici ormai desueti. Nessun ausilio invece per chi è affetto da autismo. A farne le spese sono soprattutto le fasce deboli. È il caso di una bambina di 11 anni con autismo che dal 2014 attende un comunicatore dinamico iPad, un disservizio di cui ci eravamo occupati lo scorso anno. Nonostante il dirigente sanitario dell'ASP un anno esattamente fa aveva promesso ai media che avrebbe risolto nel giro di un mese e mezzo la nostra richiesta, e così togliendo questa disparità di trattamento rispetto a altre ASP della regione Sicilia. Però nonostante i nostri solleciti ad oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Speriamo che con questa nuovamente intervista riusciamo a ottenere qualche risposta. Un iter farraginoso quello per la concessione del comunicatore, come affermato dal direttore sanitario dell'ASP Marcella Santino, che sembra essere stato risolto. Siamo riusciti giusto nei giorni scorsi, prima devo dire che il genitore non ci ha dato il tempo di comunicarglielo personalmente, ma siamo riusciti a trovare una soluzione, nel senso che nel caso specifico il soggetto è soltanto in via sperimentale, in quanto non c'è una norma che sancisce questa nuova modalità, quindi io ci tengo a dirlo, in via sperimentale, per vederne anche gli effetti, anche perché la tecnologia avanza, diciamo, non quotidianamente, ma ora per ora. Abbiamo trovato una soluzione, che è quella di prendere i fondi da un altro capitolo di spesa, che è proprio quello dell'autismo, e di sperimentalmente cominciare a provare sotto la supervisione del centro autismo di San Cataldo o di Gela, a secondo di dov'è, di qual è la residenza del paziente. Stiamo provando a fornire un nuovo comunicatore tra i più moderni e che possa essere utile per vedere sperimentalmente quanto funzionerà nella riabilitazione di questi soggetti, perché per noi la cosa fondamentale è la sanità, la cosa fondamentale è la riabilitazione dei soggetti, e quindi siamo anche disposti, la direzione strategica col direttore generale, il dottore Iacono, sta facendo proprio delle sperimentazioni per trovare di volta in volta soluzioni che possano essere adeguate e rispondere realmente ai bisogni di salute, ma delle fasce fragili in particolare.